per sconfiggere la mafia non bastano i carabinieri, la polizia, i giudici, occorre soprattutto la cultura. La mafia si può sconfiggere se si sconfigge la cultura mafiosa. Serve anche la cultura per sconfiggere la mafia, ne è convinto Roberto Tanisi, presidente del Tribunale di Lecce, che da anni segue e studia il fenomeno mafioso. Dagli anni 80 ad oggi la mafia è cambiata, ma l'attenzione resta sempre alta, dice. Oggi non abbiamo più quei problemi che avevamo in quegli anni sicuramente. Quegli anni sono stati anni molto difficili, gli anni a cavallo tra gli 80 e i 90 nel Salento sono stati anni davvero complicati. Oggi non abbiamo quei problemi, non abbiamo omicidi di mafia. Questo non significa che la mafia non esista, esiste anche da noi, è forse una mafia, come dire, un po' insabbiata in un certo senso, forse una mafia più mercatista che pensa più agli affari probabilmente, però, e quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Certo, la reazione del Salento, delle forze dell'ordine, della magistratura nei confronti di quei fatti criminosi di quegli anni che si susseguivano con una frequenza impressionante ha fatto molto, secondo me, per far sì che non vi siano più fatti di sangue